te, Dio, fonte di misericordia, come peccatore io vengo, degnati dunque di lavare via la mia lordura. O sole di giustizia, dona la vista al cieco, o eterno medico, cura colui che è ferito. O re dei re, vesti gli indigenti. O mediatore tra Dio e l'uomo, riconcilia il colpevole. O buon pastore, riconduci chi se ne va a randagio. Concedi, o Dio, misericordia al misero, clemenza al reo, vita a chi è morto, giustificazione al peccatore e al duro di cuore l'unzione della grazia. A pensare questa preghiera mi è tornata in mente quando quella definizione della teologia, una teologia vera, autentica, in ginocchio, cioè che nasce dalla preghiera, che nasce dalla contemplazione, quando questa definizione sia vero. Lo sapete di chi è questa preghiera, la preghiera appunto per il perdono? È di un grandissimo teologo, San Tommaso d'Aquino. Era un frate predicatore e lui aveva un unico scopo, quello di condurre le persone a Cristo, quello di far emergere la saggezza e la vivibilità del Vangelo. Tommaso d'Aquino, non solo per chi ha studiato teologia, ma anche per chi ha studiato filosofia, ma anche per qualsiasi cristiano, nel momento in cui noi diciamo Tommaso d'Aquino, pensate alla Summa Theologica, pensiamo alle sue grandi opere, ma poi quando entriamo nel suo animo e preghiamo, riflettiamo, contempliamo con le sue preghiere, le preghiere scritte da lui, bene, vediamo e comprendiamo come la teologia è vera quando è in ginocchio. Iniziamo oggi un piccolo percorso dopo quello in compagnia di Santa Teresina di Lisieux. Iniziamo un piccolo percorso proprio con la preghiera di Tommaso d'Aquino, attingendo soprattutto a una sua grande opera, le cosiddette Pie Preces, che sono appunto è una raccolta di preghiere da lui composte, contemplando il mistero di Dio, contemplando il progetto di salvezza di Dio in ginocchio, in adorazione e in contemplazione. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!